bene. Felici che tu ci hai portato qui, perché così noi vediamo l'inizio della tua giornata, di spesa. Siamo partiti dalla pescheria. Ok Gianni, va bene. Mi fai il conto e avanti giù. Vuoi un goccio di limone? No, voglio alla moda tua. Vado? Vai. C'è un modo per fare. Queste poi non presentano veramente proprio minimamente la formazione del latte, cioè. No, queste sono molto belle. Uscite bene? Sì. Sono una mocciata, sono un po'. Guarda, a me mette l'appetito, mi lascia una bocca buonissima. Ma io ci sono cresciuto con la colazione al mattino mentre sei venuto. Sì. Quando lavoravo al ristorante, ero le prime stagioni ho fatto 20 anni, a Porto San Giorgio, è stato uno dei miei bei ricordi. Da anche esperienze. Noi avevo le cassette con i frutti di mare, con l'acqua di mare. Sì. Ogni giorno andava cambiata sì. L'acqua, andavano tolti quei frutti di mare che morivano, perché sennò facevano inacidire l'acqua, scoppiava e facevano morire tutti gli altri frutti di mare. Quindi ogni mattina la prima cosa che facevo, andavo dentro la cella dei frutti di mare, alla cella dei frutti di mare, tiravo fuori i frutti di mare, li cambiavo e la mia colazione era sempre due tartufetti, due strighette, due vongolette veraci, le nostre vongole veraci, i cannelli, e ho sempre fatto quasi, cioè ho passato diciamo dai 14 ai 16-17 anni, praticamente la mia colazione quotidiana mattina con i frutti di mare. E poi ho continuato anche qui a Roma, andando in pescheria spesso, un pezzettino di pesce, quando trovo i bianchetti, i calamaretti piccoletti, i gamberetto, i gamberi gobbi, una delle mie colazioni preferite, questa è la mia colazione preferita. Pescate. Vabbè, noi ce ne andiamo, su. Che meraviglia, grazie. Ci ho fatto perdere un sacco di tempo. Stiamo avvicinando a uno dei miei fornitori più, a cui mi sto affezionando di più. Veramente un tipo estroversissimo e ha una cultura fuori dal normale, fa il suo lavoro veramente con grandissima passione e sta facendo riscoperta. Paolo! Si sta impegnando tantissimo a fare la riscoperta, a portare avanti quelli che sono i prodotti davvero tipici del luogo. Tra l'altro lui in gioventù, Leonora. Lui è Paolo. Piacere, Paolo. C'ha delle eccellenze che mi stanno cambiando, mi dà bellissime soddisfazioni alcune sue eccellenze, sono il carciofo è veramente... Beh, a Roma ragazzi. Come si dice a Roma è qualcuno. il broccolo, ma non il broccolo romano, ma il carnevalino. Io non l'avevo mai sentito il carnevalino, mi ha detto senti sto broccolo carnevalino e devo dire... È un prodotto innanzitutto primaverile, è una singolarità, ma la singolarità più forte è che è un ecotipo locale, che non esiste più al mondo. Diciamo, come si dice, spreada di più, cioè scarta di più, forse anche per questo il mercato che si basa soltanto, no, su quanto costa un prodotto, mai sul o poco, troppo poco, su quanto vale un prodotto, diciamo il mercato forse è meno interessante, il fatto che sprechi di più. Diciamo che non ha, se possiamo chiamarla così, la piccola controindicazione dei broccoli, quell'odore, sì, no, che viene dal calcare, dal coso. Questo broccolo ne sente pochissimo, quasi nulla. È molto, per fare qualità è molto importante, c'è il suo momento ogni prodotto, ogni di maturazione. Lui è molto attento, è una cosa, se riesce a fare qualità la fa su proprio il giusto momento del prodotto, lui, rispetto ad altri chef che sono molto più alla mano, diciamo, lì, ecco, non sono così caratterizza proprio il peculiare. Suo stile del sì, sì, lui va a cercare il prodotto. Mi fa un parabbiamo anche voi, perché esagero. Qualche volta mi dice sto pomodoro non mi piace, io magari ho fatto tanto. Guarda,
guarda che... Questo è il pomodoro casalino, è buono da mangiare anche verde. Vedi quanto, il massimo... quanto è casalino lui. Di solito no? Nel mercato i casalini. Casalino, no, non è casuale, perché veniva piantato in una zona ben precisa dove si adatta molto bene, di Pantano Borghese, via Casilina. Casalino, dove Casilino. Casilino, perché veniva prodotto lì. È un prodotto romano, romano, che non se ne parla, non se ne... E io e lui stiamo riportando questo. La pianta, ho sentito come se fossimo in un orto. E non, e no, vabbè, meraviglioso. Insomma, siete alla presenza di due maniaci, il maniaco dell'orto e il maniaco della cucina. E che questi due maniaci si parlino. Si parla. È per questo che poi escono... riusciamo a fare queste cose, esatto. Se questo non ci dialogo, questa... Lui da solo, sono io stimoli, da solo. Stimoli, noi da soli faremo, ma non a questo livello, insomma, come quanto sia... E noi se non ci avessimo certi prodotti, hai voglia star lì a... E poi ci serve chi sa ben comunicare queste cose, però, ecco, e ci affidiamo a certe come questo voi. Questo è il nostro obiettivo, appunto. Anche questo qui è, viene sempre dalla zona di Pantano Borghese. Questo è un seme mio, è proprietà privata. Ecco. Io la cosa, sono contento che lui gli propone, cosa che non propongono tutti i ristoratori, tutti i chef. Io apprezzo molto questa cosa, che lui propone il fresco. Ecco, la semplicità è una cosa straordinaria. Ci sono molti buoni prodotti. Sì. Ma se non vengono abbinati, e parlo in particolare dell'olio, noi oggi si dice, io in cucina ho un olio, ho quell'olio perché è l'olio più buono, è come se noi avessimo un vino che beviamo con tutte le cose, sì. Non no, è così, no. E anche l'olio non è così, è un accoppiamento. L'olio deve essere abbinato, se sì. Noi su un piatto di pesce mettiamo un frittato intenso, molto amaro, molto piccante, il piatto di pesce viene meno, e invece l'olio... ha bisogno di abbinamento. Questa è una cosa che, strano sentirlo dire poi da un produttore, fa veramente io piacere. Prima cosa sono una buona forchetta. Qualità e forma danno il loro... Prego, prego, inquadri. In base a questa, diciamo, l'offerta che tu arrivi, quello che trovi, le stagioni, eccetera, quanto spesso ti trovi a cambiare i piatti in carta? Spessissimo. Con 3S, sì. Partiamo con delle idee, con dei progetti, delle supposte, però ci abbiamo sempre uscita B e C, nel senso se non trovo quel prodotto, trovo l'altro, cosa facciamo? Sì, devo cercare di mettere insieme i tasselli molto, molto spesso, ma è un gioco, è una cosa che mi piace tantissimo, che rende il mio, veramente il mio lavoro... è una delle cose diverse, più belle del mio lavoro, non sì. Non c'è routine. Sì, sì, sì. Che dici, andiamo in cucina? E ora? Andiamo? Se no si fa tardi. Se no si fa tardi, i ragazzi no, aspettano, no. Andiamo. Adesso piano piano arriva tutta la squadra. Il signore sta facendo i pani, la prima cosa che cominciamo a giornare sono appunto i pani. Sono pani fatti tutti a lievitazione naturale, sono un mix di farine e non soltanto di grano. Mm-hmm. Abbiamo grano saraceno, abbiamo farina di orzo, abbiamo insomma, diverse farine. Perché come ti ho già detto, ogni farina ha delle sue qualità, ma da sola non gliela fa a dare tutto quello, cioè, dalla maglia glutinica al sapore, all'elasticità, alla resistenza e via discorrendo. Per questo che facciamo questo mix. Il tavolo oggi non ho più nulla sul tavolo, fiori, sculture, cose. È tutto fatto, è tutto ciò che esce, anche la decorazione è tutto ciò che esce da qui dentro. Questi stick sono una rappresentazione di alcuni piatti, alcuni sono della tradizione, altri sono piatti nostri. Questo è cacio e pepe, questa è la matriciana. Che facciamo appunto facendo questi, diciamo, questi sono risotti insaporiti con le ricette. Poi dopo li stendiamo, li togliamo e vengono fatti un simpat. E questo è il nostro centro tavola. Sì, oltre riassunto. A questo, sì, ho riassunto i nostri piatti. Mi piace vederlo così, dove tutto è commestibile, dove tutto è soltanto frutto di ciò che succede qui dentro.
stati la mattina, tu ci hai presentato i tuoi fornitori di fiducia, ci hai illustrato questo panorama bellissimo dei farmers market, dei tuoi persone di fiducia che poi abbiamo ritrovato qua. Adesso siamo entrati nella cucina. Al di là del giorno in cui tu fai questa raccolta, come allora, succede che adesso è come nella rete, adesso c'è il sacco. Sì. Qui siamo al sacco della rete. Le alici tutto, che si agitano. Perfetto, tutto viene fuori. Innanzitutto c'è prima una riunione, adesso sono venuti i ragazzi, si fa una riunione, si riparte dal menù di ieri sera, si fanno i piccoli ritocchi, i cambiamenti, messe a punto, su ogni piatto le riflessioni, laddove ci sono i piatti che continuano a essere serviti anche oggi, parlo soprattutto del menù degustazione che cambia mediamente un paio di volte a settimana. In queste un paio di volte vuol dire che io ho mediamente circa 3 giorni di tempo per mettere a punto un piatto ed è un lavoro continuo che facciamo, quindi il piatto nuovo di ieri oggi ha 2 giorni, oggi ci sono le riflessioni e le messe a punto, quindi in questo momento facciamo questo lavoro. Allora, ogni giorno noi ripartiamo, no? dal menù, la carta cerco di cambiarla non mai tutte insieme. Quindi cerco di cambiare sempre pochi piatti alla volta della carta. Per riuscire, questo per far sì che mi posso concentrare, ci possiamo concentrare su quel piatto che cambiamo e non su un programma troppo ampio. La carta segue le stagioni con un andamento, diciamo, regolare. Il menù del giorno invece è più nevrotico. Cioè stamattina sono andato perché volevo prendere le cozze, ho trovato i cannelli bellissimi, faccio esempio, allora, cambia tutto. Ok. Nel menù cerco di dare delle note, ogni tanto dare delle note fuori, delle contrapposizioni, spezzarlo. E quindi questo succede, per esempio, se c'è un legume non ne metto mai due, un tipo di pesce non lo ripetiamo mai. È un po' come comporre a nostro modo, a nostra maniera, una piccola poesia, rappresentazione. E in questo siamo molto attenti. La bassa temperatura serve a fondamentalmente a far, diciamo, cuoce, coagulare la proteina, quindi dare la cottura a carne e pesci. Dopo però manca la rosolatura. Questo fa sì però che con una cottura lenta le carni non si stressano, i liquidi non escono in liquidi e quindi le sostanze non escono fuori dal prodotto. Quindi abbiamo un prodotto che rende di più, abbiamo un calo peso molto minore, ma è comunque soprattutto abbiamo un prodotto che mantiene dentro di sé tutte le sue caratteristiche organolettiche. Qui abbiamo un piatto che è una delle ultime, diciamo, le nostre creazioni. Anche qui abbiamo preso di petto un piatto da tradizione, cioè la punta di petto di vitella. È un altro piatto che non viene normalmente rappresentato in quella che si chiama, diciamo, la grande gastronomia, la buona ristorazione. È un piatto povero, è un piatto fatto con una carne grassa e magra, è una carne molto tenace, è un taglio di terza, quindi qui, diciamo, la scommessa, la cosa, il lavoro da fare era portarlo a rendere un piatto anche tenero, oltre che di sapore. Quindi come facciamo? La prima parte, la prima lunga parte, è che è la cottura a bassa temperatura. Questa è stata messa nel forno ieri sera quando siamo andati via, quando Luca ha finito tutto il servizio, l'ha messa dentro, 58 gradi, e ancora è dentro. Tra un po' la tiriamo fuori, viene sezionata, porzionata. Ci prendiamo i succhi che escono anche se in piccola percentuale, ma comunque nella busta avremo dei succhi. Con i succhi e con le verdure facciamo la salsa, con aggiunta di altre cose, di piccole altre cose che ora lo teniamo come piccolo segreto, e poi viene abbinato a verdure e a frutta. E questo è il gioco, l'interpretazione della punta di petto di vitella alla romana con salsa di vino bianco. Oggi credo che le cose che dobbiamo fare sicuramente sono gli spagolini. È un'altra pasta figlia del convivio ed è un piccolo vanto. Oggi si tende a dire che una pasta all'uovo non è una grande pasta all'uovo se non è ricchissima di rossi d'uovo. Lo è nel caso in cui questo rosso d'uovo, che ha un sapore molto forte, ha delle sue caratteristiche, a me interessa e bene si abbinano al piatto che voglio fare. E faccio un esempio. Le tagliolini al burro e tartufo bianco, sì, tanti rossi d'uovo dentro la pasta, ok? Ti faccio un altro però,
Tagliolino al pomodoro o i frutti di mare? Non mi interessa più quel rosso, dopo quel, quella ferrosità. Diventa il sostegno. Non, se io ti dico infatti tagliolini al pomodoro, ti viene più spontaneo pensare allo spaghetto. Sì. Ed è praticamente il mix di tutte e due le cose buone, il tagliolino e lo spaghetto. È un impasto di soli bianco d'uovo, per lo più farina di grano duro e un pizzico anche di grano tenero, per un po' più di elasticità. Tra le sue cose buone anche la, questa duttilità, non si secca, dato appunto dal fatto che è fatta con i bianchi, quindi è molto più elastica di una pasta fatta con i rossi e quindi facile anche da lavorare. Tiene benissimo il dente, poi è una pasta molto molto porosa, sì, dato al fatto che lavoriamo con la farina di grano duro, che è una farina più grossolana, e quindi l'impasto è un impasto meno omogeneo e quindi una pasta più porosa che assorbe un pochino più il sugo, anche per questo lavoriamo in questo caso con quella farina. Come dicevo, ci abbiamo lavorato un pochino per capire, prima ci si seccava un pochino troppo velocemente, poi, però alla fine siamo riusciti a mettere al posto giusto insomma tutti gli elementi. Ci mancava una parte grassa, abbiamo scoperto che una parte grassa è stata aggiunta di un goccio di olio che ci ha aiutato a fare bingo, diciamo. Ma al di là di questo, dal punto di vista squisitamente diciamo gourmet, è una pasta che sta dando bellissime soddisfazioni. Sì, sì. L'ho vista. Di tutte le tue degustazioni, che tu hai due degustazioni più tutte le voci alla carta, qual è quello di cui tu vai, diciamo, più fiero, quello a cui sei più affezionato? Chiaramente cambierà, perché come ci hai detto, sì, il tuo menù cambia molto, sempre. Io sono molto quotidiano, ma davvero, quello che ancora devo mettere a punto, che penso che sarà meglio di tutto quello che ho fatto fino ad oggi. Quanto ti diverti, che bello. Ma sì, deve essere una sfida un po' con se stessi, altrimenti no, sì. Altrimenti non è questo il lavoro che lo si fa, è vero, no, veramente, no. Passa, passa. Lui è Davide. Ciao. Ragazzo dai capelli corti. Buongiorno. Lui insieme a Daniele porta avanti la linea degli antipasti, degli stuzzichini. Aspetta. Loro accorpano in due, accorpano diciamo un 40% dei piatti che facciamo. Per questo sono in due, sì. Più anche qualche volta lo stage, proprio in due diciamo a gestire la parte. Lo stage hai detto, cioè, quindi anche raccontami. Io qualche stage lo accetto, non tanti. No. Da me lo stage è lo stage, cioè lo stage, lo stagista viene, guardi, non è, impari. viene, guarda e sta qui per imparare, non per avere delle responsabilità, altrimenti non sarebbe più lo stage, sarebbe sfruttare, cogliere un'occasione per reperire manodopera a costo zero, non mi interessa, cerco la professionalità e non è nel periodo dello stage che io posso ricevere questi, diciamo, queste cose, quindi lo stage ne ho pochi e non sono mai responsabili di situazioni. Ma di quindi trovi anche dei talenti, li avvii, insomma, oltre alle scuole? Sì, loro sono quasi tutti allievi. Un pochino, sì. Che bello, questa è una cosa che... Non sono un grande mercenario di ragazzi. Davide! Ora invece siamo alla preparazione di un piatto che ha, questo avrà circa 10 anni. Questo è davvero il piatto che mi mette più in crisi di tutti gli altri, perché è un piatto che vorrei cancellare dal menù del convivio, sì. Però non riesco a trovare qualcosa che mi dia la motivazione di cancellare. Guarda lì. Questo è il fegato, questo è un fegato grasso, è una fetta di fegato grasso che viene messo prima nel latte per togliere la parte amara e quindi fanno rimanere più dolce, che è, diciamo, la dolcezza in un fegato è una delle peculiarità, una delle caratteristiche più importanti, ok? L'amaro si toglie lasciandolo un pochino a bagno nel latte. Elimini. Ora sì, si eliminano le impurità, si eliminano le vene che portano dentro ancora un piccoli grumoli di sangue che anche loro contribuiscono a dare la tonalità amara. Fatto questo, poi c'è una preparazione con sale, brandy, bla bla bla. Viene messo a cuocere, si chiama fegato grasso al torcione, in francese au torchon, perché viene un pochino... In questo è un po' francese, però poi invece è un piatto che ha origini romane. Romane? E io questo piatto lo tengo nel menù della tradizione e mi diverto e gioco con tutti i clienti, soprattutto stranieri, e quando mi capitano i francesi non perdo l'occasione, a vantarlo come piatto nostro romano. Certo. Fegato viene da ficatum. Ficatum vuol dire fico.
I romani a Campidoglio non avevano i cani come ma avevano le oche. Le oche erano sia i nostri cani da guardia, che loro come avvisa il pericolo, qua sta Nazia e quindi avvisa il pericolo. E mordono pure. Che sono anche cattive nell'occorrenza, ma è soprattutto, cioè, avvisa il pericolo, ma è comunque loro hanno capito benissimo quanto era buono il loro fegato e cosa dovevano dargli da mangiare, perché i fichi. Per ingrassare. Infatti, per ingrassare lo addolcivano, lo addolcisce. Infatti, ficatum viene, che è fegato, ma viene da fico, cioè hanno lo stesso nome. Ficatum era prima fico e poi oggi è anche fegato. Portano tutte e due la stessa origine, la stessa radice. Che meraviglia. A dimostrazione che è un piatto nostro. Romano nostro. Romano. Nostro! Infatti noi cosa facciamo? Facciamo in crosta di fichi. Fichi. Questa è la cosa più naturale. La morte sua. Lo addolcisce. La crosta, gli dona i suoi zuccheri. Dopo qualche giorno, infatti, il suo meglio questo piatto lo dà dopo 3 o 4 giorni dal confezionamento, perché i fichi con cui noi lo avvolgiamo piano piano gli cedono la parte zuccherina. Questa parte zuccherina a sua volta fa una sorta di cottura. Lo zucchero serve per mantenere, no? Manteniamo proprio sciroppo sotto zucchero. Sì. E devo dire che quando è fatto bene, quando ci sbagliamo, sembra quasi un dessert. Quando ci sbagliamo. Detto questo, però, dicevo che è uno dei piatti che mi dà. Non mi piace questa barbaria che subiscono le oche. Ok. Ed è per questo il motivo che. Che tu sei tormentato. Già l'anno scorso avevo detto che forse non l'avrei fatto più. Però forse sarà quest'anno, dai, prova a ridirlo che non lo farò. Da chi ti fornisci per le oche? Dove lo prendi? Questo è un fico da Yolanda De Colò, un'azienda italiana che lavora molto bene. A Palmarola. Va bene, quindi insomma tu c'hai questo scrupolo etico. Sì, è l'unico piatto che ti riguarda, non sono un moralista, non me ne frega nulla. Siamo tutti carnivori, però onnivori, sì, però credo che non è necessario. Scusami, non è necessario distruggere il mondo per no, per quanto amo il cibo, per quanto. E quindi faccio un esempio, il convivio non serve tonno, pesce spada. Da tanti anni, così come anche l'arcolina, che era un programma assolutamente fattibile, una scelta assolutamente non difficile da farsi. E ora ecco, faccio esempio, quindi non servo il tonno, non servo il pesce spada, però mi trovo a che fare con questo fegato che è mia croce e delizia, però ancora continuiamo a fare, ancora per un po' continuiamo a fare. Che rapporto hai con i tuoi colleghi, diciamo, eccellenze su Roma, anche fuori? No, ho un ottimo rapporto. A me è sempre piaciuto andare fuori. È vero, e questo mi ha portato comunque quindi di fatto a socializzare, certo. A conoscere, a condividere serate, eventi. Vuoi nominarne qualcuno che tu reputi? Chef? Sì. Ma innanzitutto io sono per i giovani. sei giovani, quindi anche Jure. Parliamo di giovani. No, però ho tanta stima e rispetto anche per molti, diciamo, non più proprio fanciulli. Da Gualtiero, da lui che insomma è stato veramente il nostro apripista, è stato colui che ha aperto la possibilità a questo mestiere, a farlo salire non socialmente, assolutamente da lui, ma che ti dico anche a Gianfranco, che è stata un po' un'icona della follia, della cosa che chissà. Ma guarda, uno che mi piace, che adesso lo cito con un po' di rammarico, perché l'abbiamo perso professionalmente parlando, perché ha deciso di andare a vivere altrove, Bruno Barbieri. Parte da Tricabolo e quindi Igles Corelli. Sarebbe stato il successivo nome che avrei citato. Paolo e Barbara, che stimo molto per. Questo caso è Paolo, diciamo, lo chef, ci sono Paolo e Barbara di Sanremo. Poi se no di talenti ne dico. Ce ne sono tanti. Su Roma? Giulio Terrinoni. Ops, tuo fratello. No, su Roma ci sono tanti ragazzi bravi che secondo me stanno facendo bene. C'è Riccardo dell'Alloro. Sì. Ci sono le nuove generazioni che promettono bene, vediamo se manterranno, se non si perderanno. Comunque Roma credo che sia una delle città che sta crescendo più velocemente rispetto a tutto il panorama. Oggi Roma ha più realtà di Milano, oggi Roma ha più cose nuove da dire rispetto a Milano.
Roma sta esprimendo, sta facendo molto bene secondo me. E quindi vuol dire che anche i giovani stanno facendo bene, perché stanno contribuendo tantissimo alla crescita di Roma. Bene, sono contenti. Questo piatto così troppo poco valutato dalla grande ristorazione. Sembra quasi che non gli sia concesso alla buona ristorazione cimentarsi con il, come diciamo, il volgaue, fiore di zucchina. E invece al convivio ne abbiamo fatto un pochino uno dei tanti piatti di battaglia. Tanto che ho ricercato anche un piatto per servirlo, perché dietro a questo fiore poi abbiamo creato un nostro piccolo progetto. Il progetto dice questo: per portarlo a diventare un piatto avevo bisogno di dover esaltare di più non solo il fiore, ma tutto quello che c'è dietro al fiore, quindi la mozzarella, quindi l'alice. Nella maniera classica tutto viene inserito dentro, poi il fiore viene passato in una pastella e poi fritto. Però così facendo di mozzarella ne posso mettere poca, altrimenti infatti non ho lo spazio, ma soprattutto mi porterebbe troppa umidità, lascerebbe tanta acqua, porterebbe umidità alla pastella, la pastella diventerebbe morbida, non piacevole. Ok. Quindi abbiamo dovuto tirarla fuori. Facendo così abbiamo dovuto cambiare la mozzarella, prendere una mozzarella di bufala, quindi ancora più ricca di latte, che dentro al fiore non ci poteva andare, ma una volta tenuta fuori posso scegliere liberamente, abbiamo scelto una mozzarella di bufala. E l'alice invece che essere il solito pezzettino di alice, abbiamo creato una crema di alici emulsionata, gonfia, e quindi poi abbiamo detto adesso ci serve un piatto che ci aiuti a creare questo, facendo un sandwich. Il piatto è questo. Qui ci va la crema di acciughe, di alici, lo squeeze, poi viene montata l'alice, il fiore che viene fritto da solo. In questo momento si fa la prefrittura. Sì, quindi una... Sì, nelle pastelle è assolutamente necessario friggere in due tempi diversi. Nella prima prefrittura l'olio deve essere assolutamente basso, per far sì che la pastella, come la pastella deve crescere e ancora non rosolare, non far diventare croccante la parte fuori, altrimenti solidifica e non cresce più. Si lascia raffreddare, anche questo aiuta a far uscire fuori l'umidità, l'umidità precipita. Poi nella seconda frittura la temperatura viene alzata un po' di più, perché è soltanto il momento di dover dorare la pastella, che ormai ha perso l'umidità e quindi il fiore rimarrà croccante anche quando fredderà, perderà un pochino di temperatura. Ora, poi dopo prendiamo le nostre mozzarelle di bufala e le tagliamo a metà, le mettiamo a temperatura, diciamo, di servizio. Le mozzarelle non si mangiano fredde. No, quanto siamo? Siamo 23. 30 gradi. No, siamo a 30 gradi, 31 gradi. E poi a questo piatto, diciamo, la spinta in più siamo riusciti a darla con un abbinamento caldo-freddo, che non è una mozzarella, ma è un sorbetto. È un sorbetto con dolce piccante di peperone. L'idea viene dagli abbinamenti orientali, dove loro con le fritture mettono, no, queste salse agrodolci piccanti. A me è piaciuto molto questa. L'idea era quella, però con un prodotto che deve essere mediterraneo. Ho fatto la prima prova con il peperone e mi sono fermato. Perché è andata bene. Sono stati fortunati. Buonissima. Una cosa che capirete, tu lasciatela qua. Sì, li stiamo spostando perché... Come se bisogna fare? Sì, apposta. Sì, ok. Perché di là sul bar, però non portate, tanto questo non lo fate oggi. Lo vogliamo giù piano. Ok.